Tragico schianto sul lungomare, un giovane di 23 anni di Seravezza ha perso la vita in uno scontro tra due auto domenica notte a Forte dei Marmi. Mercatone 1 parte lo sciopero, incrociano le braccia i lavoratori del punto vendita di Altopascio, intanto il caso arriva anche in regione. Puccini torna nel suo monastero, la pucciniana Suora Angelica andrà in scena a giugno nel monastero di Vico Pelago che ispirò il maestro nella composizione dell'opera. Le città labirinto viste da Genovese, l'ex direttore di Lucca Comics all'esordio da narratore con un romanzo storico che vede protagonista anche la città delle mura. Lo sport, la mountain bike protagonista a Barga, notevole successo di pubblico e partecipanti al campionato toscano di mountain bike per le categorie giovanili, elite e master, maschili e femminili. Un viaggio nel passato con le auto d'epoca, ACI Lucca insieme a DB Auto ha organizzato a Chifenti a spasso nella storia, un nuovo appuntamento all'insegna dei motori e delle auto che hanno segnato un'epoca. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano purtroppo di nuovo gli incidenti stradali, stavolta è stato uno scontro che è costato la vita ad un ragazzo di soli 23 anni, è accaduto domenica notte a Forte dei Marmi, sentiamo. Un drammatico incidente mortale è avvenuto nella notte sul lungomare di Forte dei Marmi all'altezza del bagno Alfredo. A perdere la vita è stato un ragazzo di 23 anni, Francesco Silvestri, di Seravezza, vittima di un violento frontale. Il fatto è successo intorno all'una di notte, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire. Da quanto si è appreso, l'auto del giovane, una Toyota Yaris, stava transitando in direzione Massa, quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto, una Renault, che proveniva dalla direzione opposta, verso Viareggio. A bordo tre giovani, due di 19 anni e uno di 17, due portati al pronto soccorso del Versilia e uno al NOA di Massa. I tre, per fortuna, sono rimasti solo lievemente feriti. Uno scontro violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo allo sfortunato ragazzo, residente a Seravezza e poi a Strettoia, attivo nella ristorazione e nell'agricoltura. È morto praticamente sul colpo, rimanendo incastrato nell'abitacolo. Complesse sono state le operazioni di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia e diverse ambulanze da Forte dei Marmi e da Montignoso. Sul posto, oltre agli uomini del commissariato di Vittoria Puana, anche la polizia stradale di San Marcello Pistoiese. Sono in corso le indagini per capire la dinamica esatta dell'incidente. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio ed addio sulla pagina Facebook di Francesco, ennesima vittima della strada. Adesso parliamo di lavoro, sono scesi in sciopero i lavoratori della Mercatone 1 di Altopascio, il loro punto vendita come quello di Lucca sta per essere acquisito dalla Cosmo S.P.A. marchio Globo e il passaggio di proprietà dovrebbe comportare un taglio del personale. Ad Altopascio in particolare si stima che saranno salvaguardati soltanto 20 degli attuali 50 posti di lavoro. Il vice sindaco di Altopascio Daniel Toci ha incontrato i lavoratori ed ha assicurato l'impegno del comune per mantenere il punto vendita e i livelli occupazionali. Intanto della Mercatone si parla anche a Firenze, un gruppo di consiglieri regionali del Partito Democratico, tra cui Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, ha presentato una mozione per impegnare la Giunta ad attivare un tavolo di crisi. L'obiettivo è quello di mettere in atto ogni azione utile per tutelare i livelli occupazionali coinvolti e il mantenimento della presenza dei punti vendita non solo ad Altopascio e Lucca, ma anche a Colle Valdelsa e Calenzano. Torniamo in Versilia per la condanna di Massimo Remorini a 6 mesi per minacce. Ci racconta tutto Roy Lepore. È stato condannato a 6 mesi il pagamento delle spese legali Massimo Remorini, difeso dall'avvocato Massimo Landi presso il Tribunale di Lucca, accusato di minacce di morte nei confronti di Francesco Tureddi, difeso da Aldo Lasagna. Ti taglio la gola, mimato anche con il gesto inequivocabile con la mano, fu fatto da Massimo Remorini, lo zio in aula in corte d'assise durante il processo relativo alle donne scomparse nell'estate del 2010. Velia Carmazzi, 59 anni, e sua madre Maddalena
temerari 80 anni, subito dopo la deposizione del teste chiave Francesco Tureddi. Questo processo ha visto protagonista ancora una volta Massimo Remorini, attualmente detenuto presso il carcere di Sollicciano e condannato con sentenza definitiva della Cassazione a 38 anni per omicidio, occultamente distruzione di cadavere e altri reati, nella vicenda delle donne scomparse nel campo di Torre del Lago. I cadaveri delle due donne, peraltro, non sono mai stati rintracciati e Francesco Tureddi, meglio conosciuto come Cecchino, allora teste chiave nell'accusa contro lo stesso Remorini, accusato per la stessa vicenda di favoreggiamento ed altri reati minori, all'esito del processo fu prosciolto completamente da tutte le imputazioni nei propri confronti. Tureddi, che attualmente risiede in Lucchesia, in una località riservata per comprensibili ragioni di sicurezza, nell'occasione è stato accompagnato dal proprio legale di fiducia, l'avvocato viareggino Aldo Lasagna. Cambiamo totalmente argomento. Un'opera pucciniana che va in scena in un monastero di Vico Pelago per un pubblico selezionato. L'evento è stato presentato a Lucca. Sentiamo. La chiesa ed il giardino del monastero della Visitazione di Vico Pelago torneranno accessibili e risuoneranno delle note di Suora Angelica, il capolavoro ispirato a Puccini proprio da questo luogo, dove la sorella Iginia fu suora agostiniana. L'evento è stato ideato dall'associazione Club La Bohème, da un'idea di Tiziana Criscuoli e Silvana Froli, e sarà realizzato con il supporto del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte, oltre che da diversi sponsor privati. La rappresentazione sarà eseguita domenica 10 giugno per soli 75 spettatori, che saranno accompagnati nel giardino della ricreazione dell'ex asilo e successivamente all'interno della chiesetta del convento, dove gli attori e i cantanti, in costumi ispirati alla prima produzione della RAI dell'opera risalente al 54, eseguiranno gran parte del libretto, accompagnati al piano dal maestro Diego Fiorini. Un evento unico, reso possibile anche dalla concessione da parte delle suore agostiniane, adesso ospitate nel convento di Cento. E così, niente, è partita, è iniziata questa avventura con queste suore agostiniane. Abbiamo cercato un po' di convincerle a che comunque questo posto in qualche modo potesse rivivere. Un posto assolutamente in uno stato di decadenza più totale. Però quantomeno il nostro intervento ha potuto fare una bella pulizia del posto, sono stati rifatti gli allacci anche della luce, quindi da come l'abbiamo trovato in mezzo ai rovi adesso sembra quasi che in qualche modo stia ritrovando un pochino di vita. Renato Genovese, ex direttore di Lucca Comics e Games, diventa romanziere e presenta la sua prima opera. Anno Domini 1630 alle città Labirinto, pubblicato da Maria Pacinifazzi, è il titolo del primo romanzo di Renato Genovese, conosciutissimo per aver guidato per oltre 15 anni Lucca Comics and Games. Non a caso Michele, il protagonista del romanzo, è stato ritratto in copertina da Paolo Barbieri, uno dei maggiori illustratori italiani. Per presentare il libro all'auditorium della Fondazione Banca del Monte sono arrivati anche lo storico Franco Cardini e il giornalista Alessandro Bedini. Il romanzo è un avvincente affresco dell'Europa seicentesca, flagellata dalla guerra dei Trent'anni, vissuta dal protagonista attraverso tre città, Napoli, Lucca e la tedesca Magdeburgo. Volevo raccontare una storia, d'amore e d'avventura, quindi che non fosse molto, diciamo, cioè tutta cappa e spada, chiamiamolo così, dall'altra parte con dei problemi anche umani piuttosto intensi, e ho pensato che la tappa di la crescita di questo personaggio, che è un giovane lucchese di 20 anni, si dipanava attraverso una serie di città, ognuna contrassegnata anche da un colore, e poi c'è questo essere catapultato all'interno di questa realtà che lo renderà molto cinico, diciamo, che più che altro per proteggersi insieme a questo amico, e c'è un sentimento, diciamo, che lo lega a questo amico, che è molto più intenso, una semplice amicizia, ma sia per pudore personale, sia perché non è in grado di decifrarlo, sia in ultimo perché all'epoca non si poteva assolutamente pensare a un amore di un certo tipo, questa cosa la terrà sempre racchiusa in fondo al cuore. Lo scorso weekend a Castelnuovo Garfagnana è stato dedicato quasi interamente alla salute grazie ad una iniziativa del Lions Club Garfagnana.
Lions in piazza. Questo è il titolo dell'iniziativa che è stata organizzata dai Lions Club Garfagnana lo scorso weekend nel centro storico di Castelnuovo, in collaborazione con le Misericordie del territorio. In questi due giorni, grazie ai Lions, i cittadini hanno potuto effettuare in modo del tutto gratuito esami, visite e consultazioni mediche grazie ai medici e agli specialisti che hanno aderito all'iniziativa. Nel corso delle due giornate è stato possibile fare esami di audiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, ecodoppler vascolare, nutrizionistica, oculistica ed ortopedia. Come era previsto, l'iniziativa ha riscosso un grande successo. Questa nostra manifestazione, che è un po' che la facciamo in tante parti d'Italia, però è un po' particolare, un nostro socio, Serafino Viviani, che è medico, ha ideato questa nuova format, questo nuovo format, cioè non aspettiamo in piazza i nostri pazienti, ma li andiamo a prendere direttamente con l'aiuto e la sinergia delle Misericordie, della Croce Verde e degli autieri d'Italia, li andiamo a prendere nelle loro, diciamo, case, nei loro paesi. È stata data l'opportunità di effettuare una visita cardiologica completa con ecocardiogramma, elettrocardiogramma, misurazione del colesterolo, della glicemia, della pressione arteriosa, insomma senza praticamente aver bisogno di fare lunghe attese e anche senza dover aver bisogno di spendere niente, perché tutto è stato fatto in maniera completamente gratuita. Un ringraziamento particolare alla farmacia Gaddi di Castelnuovo, che ci ha permesso di fare tutte le misurazioni ematiche e dolore emace gratuitamente. I numeri non lasciano dubbi sul gradimento riscosso dalla manifestazione. Basti pensare che nel corso dei due giorni sono state effettuate 650 visite, a conferma di una grande partecipazione popolare all'iniziativa firmata dai Lions Club Garfagnana. Adesso due notizie che riguardano la cultura e le manifestazioni lucchesi nel mondo. Il direttore artistico dell'associazione Cluster, Girolamo Deraco, si recherà in Sud America a giugno per alcuni importanti appuntamenti. In Paraguay Deraco terrà un corso sulle tecniche di composizione dell'opera lirica contemporanea e una conferenza su Puccini e Rossini promossa dall'ambasciata italiana. In Argentina invece terrà un master di composizione dell'opera italiana. Le iniziative sono organizzate con l'associazione Cluster. Il Photolux Festival invece arriva addirittura in Nuova Zelanda, ci racconta tutto Luigi Casentini. L'esperienza del Photolux Festival vola in Nuova Zelanda. Il direttore artistico della manifestazione Enrico Stefanelli è stato infatti invitato alla 15ª edizione del Photo Festival di Auckland, uno dei festival fotografici più importanti a livello mondiale, che occupa l'intera città dal 31 maggio al 22 giugno. Un evento che segna un ulteriore salto in avanti della manifestazione lucchese, entrata ormai a far parte del circuito dei maggiori festival internazionali. Sì, è un salto di qualità che è già partito col Festival di Houston e proseguirà poi nei prossimi mesi, che dimostra la qualità che Luca sta offrendo, dimostra anche la qualità delle idee e dei progetti che ci sono dietro. Quindi è veramente importante per Luca avere questi riconoscimenti. Un patrimonio culturale, quello della Biennale del Photolux, che è diventato anche un importante volano turistico e promozionale per il territorio, tanto che Comune e Fondazione hanno in qualche modo iniziato a blindare finanziamenti in modo da poter programmare gli eventi per le prossime tre edizioni. Mi è stato assicurato, almeno in questa fase, un appoggio da parte di istituzioni, anche perché il festival, appunto per mantenere questa qualità, ha bisogno di un bimbo che poi cresce, quindi ha bisogno di un maggiore sostentamento da parte dei genitori o comunque da parte di chi deve appoggiare queste manifestazioni. Si parla di manifestazioni che, appunto, andando in giro in tutto il mondo, portano avanti anche il nome di Luca, non solo del Photolux, proprio perché per esempio ad Auckland io dovrò parlare e dovrò far vedere delle immagini che riguardano Luca, i suoi palazzi, la città, il contorno, e quindi questo è diciamo un marketing territoriale che viene sviluppato poi in tutto il mondo. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.